Ragazzi, siamo di nuovo nel mondo pazzo di Gabri, quello dove praticamente c'è il, non lo so, il dio lama, quel che cavolo è, sinceramente non lo so nemmeno io, e fa paura a tutti quanti questo Gabri. Ma sapete cosa possiamo fare adesso? In realtà noi possiamo fare una cosa bellissima, ovvero possiamo disguisarci, possiamo disguisarsi per esempio da gatto. Ecco qua, ora sono un gatto come vedete, un micetto bello che fa ululululu. No, i micetti fanno miau. Però dobbiamo stare molto attenti perché Gabri mi pare che faceva cose un po' strane. Anche perché poi c'era, appunto, non so se vi ricordate che in questo, la scorsa volta in questo mondo ci sono state strani avvistamenti, strani avvenimenti, strane cause, cose strane che erano successe, appunto, e troppo strane, veramente cose inspiegabili un pochino su Minecraft. C'era la lava che scendeva dal... eccoci. Dicevo, c'era lava che scendeva dagli alberi, dal cielo, eccetera. E guardate qua questo lama, perché si è trasformato nel dio lama? Perché a volte lui gli prende e si trasforma nel lama? Perché appunto è collegato col dio lama. Che poi questo dio lama, che caspita è che non abbiamo ancora capito noi. Cioè, sinceramente, continuiamo a chiedercelo. E se io salissi qua, cos'è che succederebbe? Non mi vede. Questo puzzardo. E si è trasformato in un lava, in un lama piccolo, in una lava. Si è suicidato, secondo me lo ha fatto apposta. Vediamo se ha messo qualcos'altro nella sua cassa, perché potrebbe anche essere che abbia messo qualcosa. Per esempio, magari... no, questo non ha messo sicuramente. Magari nelle fornaci c'è qualcosa, tipo cibo. Ho bisogno di cibo perché qua, se non muoio... ecco, qua c'è un bel po' di cibo. Ah, che buono il cibo, magari me lo mangio tutto. No, scherzo, meglio tenerlo fuori dalla mano, perché chissà cosa succede. Ma è successo qualcosa di strano, vero? Perché qua è... per forza, è per forza che è successo qualcosa di strano. Scusate, ho sentito una cosa molto imbarazzante e strana. Porca puzzarda, c'è Gabri che sta correndo super velocemente. Per quale motivo? Aiuto! È pazzo. No, scusate, ma è veramente strano. Cioè, nel senso, ragazzi, ma perché si dovrebbe comportare in questo modo così ambiguamente strano, eh? Che cosa ha in mente questo puzzardo che non c'è altro? Perché si sta mettendo... guardate, si vede pure in chat che si sta mettendo gli effetti tipo di jump boost. Cioè, tutte cose strane. E ovviamente se le mette lui con la chat. Ma perché lo sta facendo? Cioè, questa è la cosa strana. Si è trasformato in... no, seriamente, come ha fatto a ritrasformarsi in Gabri senza fare... ok, è strano. E poi ha la cosa della velocità e io non riesco a raggiungerlo, mannaggia lui. Ma se usassi anch'io i cheat, come ho usato per trasformarmi, magari, forse potrei anche benissimo fare qualcos'altro, non lo so. Cosa ha intenzione di fare? Ok, sapete cosa faccio adesso? Adesso magari ho deciso, lo sposto. Gabri Dunis. Ciao, allora. Cosa stai facendo? Dimmi un pochino. No, sto giocando a Minecraft nel mio mondo privato. Scusa, avevo la musica troppo forte. C'era Ariana che cantava troppo forte, quindi... dimmi... capisco. Parla ad alta voce, grazie. Io parlo ad alta voce. Mannaggia a te, parla ad alta voce, grazie. Parla ad alta voce. Non stai parlando ad alta voce, avvicinati al microfono. Più di così cosa devo fare? Ecco, così è già un'altra cosa. Quindi stavamo dicendo, prima che tu mi interrompessi, cos'è che stai facendo? Dimmi un po' tu su Minecraft. Sto giocando nel mio mondo privato. Ok, in che modo stai giocando nel tuo mondo privato, caro Gabri? Sto facendo la vanilla. Ah, la vanilla nel mondo privato, e che cosa vuoi... sì. Perché? Cioè... così, perché visto che è sul tuo server, io mi sto facendo la mia vanilla. Quindi ti dispiace molto che io abbia chiuso il mio server. Dopo esatto, tutto, sì. È comprensibile, era anche un bel server dopo tutto, no? Cioè, porca puzzardo. E quindi niente, ti stai facendo la tua vanilla. Ma lo sai che nel mio server stanno... dico, nel mio server, proprio uno così a caso fra i tanti. Ah, è un altro server. Ne ho 20.000 veramente. Vabbè, sì, è vero. Però è successa una cosa un po' strana, no? E cos'è successo? C'è una casa con dell'acqua nel mio server. Una casa con dell'acqua. Sì. E tu sai come mai, per caso? No, non lo so, non sono mai entrato, non so quale intendi. È quella là del... di un server tipo... vabbè, insomma, non ti dico cosa, però... ci sono una cosa un po' strana, devo dire. Non so, non me lo spiego. Forse sarà che... ma tanto ormai succedono sempre cose strane, cioè non c'è più da sorprendersi. Scusa, stai parlando di nuovo a bassa voce? Ma no, sto parlando normale. No, parla più ad alta voce, grazie. Parlo più ad alta voce. Non ripetere le stesse cose che dico io, però! Mannaggia te! Cosa devo dire? Ma ti sembra la prova audio, idiota? No. Allora, quindi, stavamo dicendo, mi sembra strano che comunque tu ti stia comportando in questo modo così ambiguo, caro Gabri, però
Non ti devi preoccupare, perché adesso Dunis, cioè volevo dire, non ti sei affatto comportando in modo strano. Quando mai? Tu, no? No, non sto facendo niente. No, infatti, tu niente, assolutamente. Infatti, se io adesso facessi, ti dicessi che dovresti andare, sarebbe una cosa un po' brutta da dirti. Eh? No, non sto capendo. Bene, devi andare via! Ciao. Ok, perfetto, se n'è andato via. Dove è finito? Però adesso mi tipo da lui, perché è un po' puzzardo questo Gabriel S06. Oh, guarda, continua ad avere gli effetti. E comunque è un bugiardo, perché la casa con l'acqua era questa. È chiaro, ragazzi, no, è questa la casa con l'acqua. E ha mentito prima, ha detto che non è così, quando invece mentiva, solo mentiva. Come sempre, mente comunque. Come osa, e mente per un motivo. Secondo me mente perché a lui piace il diolama. La ship con Gabriel Diolama. Mannaggia lui e alle sue chiappone grosse, che gli permettono di saltare molto in alto, come potete ben vedere. Stupido idiota, lo odio male. No, scherzo. Però vedete, per fortuna io sono un pipistrello, quindi non succede assolutamente niente. Lui non sospetta di niente. E io sono una persona molto magica, perché appunto mi posso trasformare in 30.000 cose. Cosa sta facendo? Sta picchiando i village. Ma sta scacciando fuori di casa un villager, poverino. Cosa sta facendo? Ma è un assassino di villager, cioè nel senso odia proprio tutto. Secondo me lui è da interna... cioè insomma, è da ospedale psichiatrico, insomma. No ragazzi, cioè nel senso concordate con me. Oh, Santa Marianna delle Rose. Avete visto che era molto strana come cosa? Ah, si sta muovendo, continua. Però cosa sta facendo adesso? Sta costruendo un portale forse per il Nether? Può essere, ma si è messo in creativa, ma è deficiente. Ma cioè, non potrebbe, scusa, se questo è un mondo vanilla non potrebbe mettersi in creativa. Vabbè, può fare quello, infatti vola pure, no? Cioè lui tranquillamente, ma perché non è il mondo vero in vanilla? Cioè lui, praticamente ragazzi, fa così perché... avete capito, no? Cioè c'entra qualcosa col dio lama. Cioè non so perché in realtà. Cioè forse appunto ha qualche mistero da nascondere. Chi lo sa? Ma dove è andato? Aspetta che mi tippo da lui, perché ci mancherebbe altro che magari... Ma si è tippato a caso? Si è tippato a caso? Avete visto? Ha scritto delle cose a caso? O no? Ha scritto delle cose a caso, giusto? Dove sta andando? Ma è deficiente. No ragazzi, cioè seriamente, ma non è normale come cosa. Cioè perché sta facendo queste cose? Cioè vi rendete conto che è fuori di testa, vero? E poi è un buco, come faccio io ad entrare lì dentro che non ci vedete? Niente, 0, 0, 0. Si è messo in spectator, ah bene, grande. E perché si è messo in spectator e adesso in creativa? Io non mi fido, non mi fido. Se faccio TP Gabriel, se invece cosa... Oh, si è tippato la Stronghold. La Stronghold. No, si è tippato la Stronghold perché... Avete capito, no? Cioè, ragazzi... Porca puzzarda, cioè... Si è tippato direttamente nell'end. Perché sta... Cioè, nel senso... Quindi, praticamente, l'armatura l'ha presa direttamente... Tutto quanto in creativa, secondo me, a questo punto. Secondo me ha fatto tutto per il dio lama. Lo ama alla follia. Cosa sta facendo? Oh, porca puzzarda. Ovviamente è giusto amare, no? Però... Un dio come il lama... avete visto che ha fatto tante cose brutte il diolama. E non è molto bello da vedere. Comunque, ma sono anch'io in creativa. Come faccio ad essere in creativa? Scusa, da quando è che sono in creativa? Mi sembra strano. Comunque tengo le torce in mano, giusto per, no? Perché sapete con me è un po'... Perché non posso posizionare... Ma seriamente non posso posizionare le cose, ma come si permettono? Stanno succedendo cose strane, ragazzi. Non posso posizionare le cose, perché? No, questa cosa non me la spiego. Perché non posso posizionarle? Ragazzi? Ok, facciamo che io non ho capito niente di quel che sta succedendo. Faccio finta di non capire niente e faccio finta di non pormi domande. Perché si è suicidato. Si è suicidato mentre era un lama. Santo cielo, è proprio fuori di testa questo Gabri comunque. E niente, si è suicidato di nuovo. Bene, grande Gabri. Molto normale come cosa da fare. Assolutamente. Ma sapete cosa? Io direi di spostarlo un'altra volta. Gabri, ciao. Dunis, ciao. Dimmi un po' come va, io mi sto riposando qua da solo, sai com'è? Sì, lo so. Com'è? Cosa stai facendo? Dimmi un po'. Sto sempre giocando a Minecraft. Ah, ok, parla ad alta voce, sai tu, caro? Io parlo ad alta voce, sempre e comunque. Avvicinandoti al microfono e non ripetere le mie stesse frasi. Devo fare come un lama, che il lama fanno... No. E poi, se non devi ripetere le mie stesse frasi, allora devi dire qualche altra frase, Gabri. Non è che stai zitto. Ti devo insegnare davvero come parlare, Gabri. No, io so già come si fa, io lo so già.
Non sembra perché non ti sei ancora avvicinato al microfono. E cosa devo fare? Piedi così. Ok, ora funziona bene. Ora parla sempre così. Cioè, io veramente in ogni video. Ragazzi, cioè, voi, cioè, ditegli di vergognarsi. Ditegli di vergognarsi. Perché tu sai che io sono qua nel mio vanilla, che sto giocando con i miei amici. Ma non ti stavi riposando? Riposando mentre giocavo con i miei amici. Scusami. Vabbè, quindi cos'è che stai facendo? Dimmi un po'. Niente, sto sempre su Minecraft. Ah, stai sempre... E cosa fai lì su Minecraft? Faccio la vanilla, l'ho già detto. Ah, fai la vanilla, in che modo la fai? In modo vanilla. Ok, e adesso nella vanilla cosa stai facendo? Sto facendo il piccone di diamante. Gabri, puoi rispondere subito quando ti parlo? E io sto rispondendo subito. No, no, non mi dire che stai rispondendo subito se ti dico una cosa. Non è vero, non stai rispondendo subito. Ma a me sembra di rispondere subito. Perché sei deficiente e non ascolti. Però se ti dico una cosa, allora prova a risolvere invece di ripetere la stessa cosa. Cioè, non sto facendo questa cosa. Ok? Sì, va bene, va bene. Bene, allora stai attento e concentrati. Va bene, ok, ciao. Ma se ne andato... Adesso l'ho risposto. Gabri? Sì? Perché te ne sei andato? È perché così pensavo che non dovevo restare. E scusa... Allora, hai capito quello che devi fare? No, sì, ho non capito. Non hai capito perché non mi stai rispondendo subito. Gabri, sei deficiente. Ma a me sembra di rispondere subito. Stai concentrato? Sì, va bene, ok. Oh, bene, ora stai rispondendo subito. Prima non lo stavi facendo. A me sembrava di sì. È perché non ti stai concentrando, Gabri. È inutile ripetere sempre le stesse cose, però. A me sembrava di sì, te lo dico io, non lo stavi facendo. Oh, mannaggia a te. Guarda che la prossima volta che succede, guarda, Gabri, che tu sei proprio mamma mia. Ti faccio fuori come le scarpe. Su Minecraft, ovviamente. Ti faccio fuori, però vabbè. Insomma. Va bene, va bene. Ciao. Ciao. Io non lo chiamo, ma io con lui non ci faccio più nessun video, basta. E comunque è fuori di testa perché ha fatto tutta una fila di cactus enorme. E poi pure di canne da zucchero. Che secondo me le vuole mettersele su per il... Avete capito, no? Ma gliele infilasse qualcuno, guardate. Gliele se lo merita. Su Minecraft, ma se lo merita. Perché non è possibile, no. Io ogni volta all'inizio del video, ogni volta. Vabbè, ragazzi, Gabri anche oggi quando doveva parlare per 2 secondi è riuscito a farmi innervosire. Solo lui può, solo lui. Comunque, detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo mistero nei commenti. Perché è un mistero, veramente. Comunque secondo me ne stiamo venendo a capo. Secondo me sta per uscire qualcosa fuori, non lo so. Ho questo strano presentimento nell'aria. Chi lo sa, magari. Boh, e niente, si è suicidato da solo. Scrivete nei commenti se non avete voglia di scrivere. Vabbè, e mettete il classico gesto che mi fate capire che non avete voglia di scrivere. E questo qua è il gesto, comunque. È quello un po' bruttino che non si fa in una situazione normale. Ma a me lo potete mandare, tanto non mi offendo. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.